Sono le 10:55 del 26 febbraio 2024. Beh, stamattina ho scavato col piccone e la zappa i polloni di nocciolo. Adesso li leggo, li metto dentro la gariola e vado qui sotto a circa 200 metri di distanza, lato ovest. Qui ci troviamo sul lato est del mio terreno, a mettere a dimora questi giovani polloni. Io ho un terreno pieno proprietà della lunghezza 500 metri, mezzo chilometro per circa 20 metri di larghezza. Adesso vi faccio vedere come lego la fascina di polloni. Questa è una sessantina di piante. Allora, questo è quello che sto cavando, vedi? Ho appiccicato una mezza drizzata. Para para faccio così, ok. Poi prendo questa corda, quello che c'è il problema, guardate come faccio così, Allora così per me rimane semplice, però chi non lavora in campagna non lo sa, vedete? Poi faccio così, divarico le gambe, metto così, vedete? E questa è bella collegata. Ecco qui. Faccio un'altra cosa così. E va bene. E quindi la fascina la leggo e la porto sotto. Questa è la zappa che è servita per scavare i polloni, accettando il piccone. Da precisare, questa l'ho comprata, questa l'ho comprata 10 anni fa, questa l'ho comprata l'anno scorso, ma il manico è di nocciolo del mio terreno e questo è di spinacalcio, un'altra linea matura. Adesso metto questo qui e si parte per andare a mettere a dimora. Chiaramente stamattina per estirpare, togliere questi dalla base della ceppa del nocciolo, degli alberi nocciolo, ho dovuto utilizzare la zappa da grafico, quindi sono stati circa 40 minuti.